Ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Mi dispiace che sono mancata un bel po' dal canale, ma ho avuto altri impegni e sinceramente col fatto anche che ci sono stati dei problemi anche su YouTube, mi seccava anche, diciamo, fare alcuni video, nel senso avevo in progetto alcuni video, ma vedo poche visualizzazioni, poi il fatto stesso che diciamo YouTube ha bloccato determinate cose, quindi tanta voglia, diciamo, di mettermi in gioco non c'è stata. Però avevo dei video da fare perché la sfortuna ha voluto che si sono cancellati alcuni video che avevo già fatto, tra cui quelli di Colourpop, e quindi li devo rifare. Fortunatamente le scatole non le avevo ancora buttate, nel senso che le avevo messe nel garage e non le ho buttate perché me ne sono dimenticate. Infatti le ho riprese, rimesse tutte nella confezione e adesso vi farò vedere il video dello, diciamo, dispacchettamento per quanto riguarda Colourpop. Già vi ho fatto vedere, se non mi sbaglio, gli ombretti. Adesso vi prendo un pacco così a caso. Questo è il pacchetto dove arrivava. E erano messi con questa, come si chiama qua? Tipo spugna, questa velina fatta di spugna. E vi faccio vedere tre blush e poi, se non mi sbaglio, sono delle lip pencil. Vi faccio vedere oggi queste qua. Allora, come vi ho detto nel primo video per quanto riguarda Colourpop, avevo fatto un ordine dove avevo fatto quattro, anzi, sì, erano quattro ordini di svariati pezzi di Colourpop, tra cui tinte labbra, rossette, matite, ombretti e blush. Quindi oggi vi faccio vedere i tre blush che ho preso per quanto riguarda Colourpop. Uno non ve lo swatcho perché visto così non mi piace molto, quindi sicuramente lo regalerò a qualcuno. Quindi, siccome sto limitando gli acquisti per quanto riguarda il make-up, preferisco fare così, così da non dover diciamo riciclare delle cose già utilizzate. Sapete tutti il packaging di Colourpop com'è? Questo è nello scatolino rosa, all'interno è sempre viola. E questo è il colore, è Prenup ed è un Super Shock Chic ed è un satin. Il colore mi sembra molto, cioè sono due colori, non è uno. È un arancione, un pesca con un rosa, vedete? Soltanto questo non ve lo swatcho perché sicuramente lo regalerò e quindi è inutile swatcharvelo perché preferisco, stava per cadere, preferisco regalarlo intatto. Poi, aspettate che lo rimetto nella confezione. Meno male che alcune confezioni non l'ho buttate. Il secondo che vi faccio vedere, che tolgo dalla confezione, è questo viola, si chiama Rhine ed è un Super Shock Chic, ovviamente, ma è un matte, quindi un viola matte. Questo sono sicura che lo prendo perché questo è un colore che io adoro in assoluto. Scusate per la voce, ma sono influenzata in estate, sì, è influenzati ed è bellissimo. E questo è Rhine. Aspettate, vi faccio vedere il nome. Questo è Rhine. Lo swatch. È bellissimo come, mamma mia, guardate questo, molto bello. Poi è morbidissimo, cioè al tatto è una cosa bellissima. E questo è Rhine. Aspettate che mi prendo una salviettina prima che cado, ovviamente. Prima che cado prendo una salviettina. Il terzo blush che ho preso, ovviamente guardandoli
da vicino, poi se una se ne accorge se il colore piace oppure no. Questo è Beard Sweet. Aspettate, vi faccio leggere il nome. Beard Sweet. Di questo il video io ve l'ho fatto senza sbocciarli perché volevo fare veloce veloce e metterli subito online e non l'ho fatto. Ed è questo. Ho perso un sacco di video, quindi li devo rifare alcuni. Questo è un tono più naturale, infatti, più naturale. Non so se si vede. È un tono naturale. Infatti nella mia pelle non è che si nota così tanto. Però è carino come blush ed è questo. Però il viola lo preferisco di più. E questo per quanto riguarda i tre blush che ho preso. Poi ho preso le matite. Ovviamente c'è inutile dirvi sempre le solite cose, ma comunque c'è la cartolina di Colourpop con l'elefantino, il culetto dell'elefantino, e poi ci sono le brochure con tutti i prodotti di Colourpop. Allora, ho preso 2, 4, 6, 7, 6, 7 matite. Il packaging delle matite è questo. Colourpop Lip Pencil, così. E poi c'è scritto vabbè, ma nude, e poi alla fine c'è scritto il nome del prodotto. Allora, andiamo con la prima matita. Le matite sono state prese sia per abbinarle ai rossetti sia per abbinarle alle tinte labbra, quindi in base anche alla matita poi capirete che tinta labbra o rossetto ho preso. Questa è Nevermind. Sì. È Nevermind questa qua. Ovviamente troverete tutto scritto sotto, quindi è inutile che ve l'avvicino perché non si vede. Ed è un viola scuro che dà sul borgogna. Sì, è un borgogna scuro, scuro scuro. Ed è questa. Poi ho preso Tozzi, se non sbaglio si legge così, Tozzi. Dove si legge ve lo faccio vedere perché giustamente si vede. Ed è questo nude. È un nude bellissimo. Ed è questo qua. Questo è un prugna scuro, un borgogna scuro. Questo è un nude che va tipo sul marroncino. Poi vi faccio vedere l'iter o l'eder. Si legge? Sapete, se non si legge, ve lo metto sotto nell'info box. Ed è questo viola. Bellissimo. Ecco, questo è un po' più viola del primo. Quello è un po' borgogna scuro, questo ha più viola. Ed è questo qua. Poi vi faccio vedere Tulips. Che è un bordo scuro che tende al marroncino. No, è più marroncino. Sì, è più marroncino. Devo vedere se ci sta con il rossetto di MAC. Sì, questo è più marroncino. È marrone. Questa matita sicuramente sta bene anche con la tinta labbra che ho preso da Floriana, che ho vinto il suo giveaway, e in più lei mi ha ci siamo messi d'accordo e mi ha dato anche una tinta labbra di MAC, che a lei non sta bene, e sicuramente questa matita ci starà perfettamente. L'altra che vi faccio vedere è Marshmallow. Marshmallow, si vede che sta male. Ed è questo grigio. È un colore molto particolare. Vi faccio vedere.
Sì, è un grigio, dai, un grigio lilla. Lilla grigio, grigio lilla. E questo è marshmallow. Questo qua che sta anche con la tinta di Line Crime, se non mi sbaglio, comunque devo controllare. Poi abbiamo Contempo. Queste sono delle buonissime matite, non le ho ancora utilizzate perché veramente sto utilizzando alcune cose e le altre non le ho nemmeno toccate perché voglio smaltire un po' di prodotti perché ne ho abbastanza e infatti come acquisti per quanto riguarda make-up li vedrete perché ci sono quelli che sono in arretrato, cioè di fare video, ma non sto comprando più niente, ha già quasi 2 mesi che non compro più niente perché veramente ho tantissime cose e col fatto che ho avuto l'allergia, ho avuto l'influenza, ho avuto l'herpes, cioè mi arrivano le tinte labbra della Nabla, mi viene l'herpes, cioè sfortuna, ma sfortuna di quella grossa. Comunque, questa è Contempo ed è un nude chiaro sul rosato. Ed è bellissima, veramente molto molto bella con tempo. Vedete, questo è un nude sul beige e questo sul rosato. Io mi sono accorta che mi stanno anche questi colori, quindi li ho presi. E poi il Lumiere, che sarebbe una delle più famose. Vediamo se riesco, vi faccio anche l'altro video, così li tolgo tutti. Questo è il Lumiere, è un pelino più scuro. Ve lo faccio vedere accanto. Sì, Lumiere è un mix tra questa Contempo e l'altra come si chiamava? E Tozzi. Lumiere sta nel mezzo, sì. Ed è questa qua. È come se fosse un mix tra questa e questa qua. È un color carne proprio, un color carne che non è né freddo né caldo. Ed è questo. Questi sono il secondo pacco, scusate, il secondo pacco che mi è arrivato per quanto riguarda Colourpop. Il primo sono degli ombretti nella cialdina, il secondo ho preso le matite con 3 blush. Adesso vi faccio il terzo pacchetto di Colourpop, così mi avvantaggio per quanto riguarda i video. Mi scuso se sto facendo i video così veloce veloce, ma li devo fare più corti perché sennò non me li carica, eccetera, eccetera. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Mi dispiace se sono così veloce veloce, ma il tempo veramente ne ho pochissimo e mi dispiace, veramente mi dispiace. Io spero che il mio video vi sia piaciuto e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. Se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!